Salve, sono Vannetti Massimo, allenatore della categoria Pulcini 2010 del Follonia Gavorrano. È 3 anni che sono qua, ho iniziato con il gruppo 2006, poi ho fatto il 2008 e quest'anno ho il 2010. Prima di qua ho fatto esperienze con il secondo, con le prime squadre, con Mr. Traviso, Scarlino il Castiglionese e anche Follonica. Ho il patentino UEFA B che ho preso 3 anni fa a Grosseto. Questo è un patentino che ci permette di allenare nella scuola calcio e fino ad allenare le prime squadre. Quindi si prende, diciamo, questo patentino facendo un corso di circa 2 mesi, 2 mesi, 2 mesi e mezzo, con tanto sacrificio, però una grossissima esperienza. Primo per i docenti che ci sono, che magari ti insegnano e ti aprono un mondo un po' diverso, e poi anche per il fatto di nuove esperienze e anche nuove amicizie alla fine tra noi allenatori, diciamo, si è cercato anche di fare un po' gruppo, le 10 li incontriamo sui campi. Dato questo problema della pandemia, svolgiamo allenamenti diciamo individuali, senza assembramenti, cercando di rispettare le distanze, curando magari di più a questo punto la tecnica, l'unione tra ragazzi, diciamo, anche a livello caratteriale. Si mette sempre in primo piano magari il discorso tecnico con la palla, ci perdiamo un po' più tempo, cerchiamo sempre di dare nuove motivazioni. Il problema più grosso per noi istruttori, diciamo, con questo problema della pandemia, diventa al campo quando la partita non la possiamo fare, non possiamo fare magari tante esercitazioni di gruppo, quindi dobbiamo cercare di trovare delle nuove motivazioni per questi ragazzi. E a quel punto lì magari la buttiamo sempre su un discorso di sfida, su un gioco, su uno scherzo, un qualcosa del genere, per cercare di tenere sempre alto il morale. Per ora ci stiamo riuscendo, visto anche i numeri che sono presenti in allenamento. Nel mio gruppo personalmente è sempre stato intorno ai 20 su 25, quindi da 18 a 20 ragazzi l'ho sempre avuti. E questo, diciamo, è anche un ringraziamento ai genitori che hanno cercato anche di invogliarli e di portarli sempre al campo nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Anche il prossimo anno spero di no, però capisco che ci sono delle difficoltà a livello anche di campionatini o di tornei. Io spero e credo più che altro che a settembre, massimo anche a ottobre, la federazione cercherà di sbloccare un po' questa situazione per cercare di rifare un attimino il punto della situazione, riprendere con i concentramenti o campionatini vari, in modo tale da ridare anche uno stimolo a questi ragazzi. Nel gruppo sono molto soddisfatto perché dall'inizio dell'anno avevo visto, quando si era iniziato a lavorare in un certo modo, che il gruppo cresceva, e quindi ero molto contento. Questo grazie ai ragazzi, grazie ai genitori, grazie alla società che magari mi ha messo in mano anche del materiale dove poter lavorare, dove delle condizioni a livello anche logistiche o tecniche, tutto quello che si vuole, dove noi cerchiamo sempre di lavorare nella massima facilità, in modo tale da far crescere il ragazzo in un certo modo. Io spero che questo possa riprendere il prima possibile, perché questo gruppo veramente sta crescendo, e a livello numerico sono 25, quindi è anche un buon gruppo da portare avanti. Grazie a tutti. Ci rivediamo alla prossima!